per chiedere la liberazione di 4 attivisti no TAV in carcere con l'accusa di terrorismo, contro l'alta velocità e tutte le grandi opere, in difesa della terra, della casa, del welfare, dei treni per i pendolari, sanità invece di velocità. Siamo sempre convinti che questa sia un'opera inutile, devastante, che porta via i soldi di tutti, che potrebbero servire per la sanità, per le scuole, per altre cose. Manifestazioni in tutta Italia e non solo, il cuore è in Piemonte, in Valsusa e a Torino. Il movimento no TAV ha chiamato tutte le opposizioni a scendere in strada a Chiomonte, dalla stazione al varco della centrale, verso il cantiere della Maddalena. A Torino il corteo di un migliaio di persone di ogni età e diversa estrazione, senza tensione, accanto ai passanti dello shopping. Altissimo l'impegno delle forze dell'ordine che hanno presidiato le manifestazioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, un dispiegamento di centinaia di uomini. Non c'è stata tensione. Ai cortei pacifici, collegamenti con le altre località coinvolte nella mobilitazione. A Pozzolo, nell'Alessandrino, sradicati 8 chilometri di recinzione del futuro cantiere del Terzo Valico.